La televisione sta cambiando in tutta Europa, è quindi necessario risintonizzare il televisore o il decoder HD. Cerca nel menu del tuo telecomando la voce impostazioni e seleziona la voce canali, poi sintonizzazione canali e attendi la risintonizzazione. La risintonizzazione è conclusa e puoi ora goderti la tua nuova TV digitale. Ricorda che dal 28 aprile Telemia si trasferirà sul canale 76 del digitale terrestre. Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it. Questo programma è presentato da il mio 60 News, cari amici. Oggi con me al mio fianco il dottor Marco Gambino. Lui nel 2002 si laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Roma La Sapienza, abilitato per la professione di medico chirurgo e specializzato in chirurgia pediatrica. Grazie dottore di aver accettato il mio invito, ne sono davvero molto lusingata. Grazie per l'invito, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, oggi, dottore, la nostra puntata l'abbiamo intitolata La diagnosi e il trattamento delle patologie chirurgiche pediatriche. Quindi oggi una puntata che abbiamo quelle piccole, non lo so, che ci vengono un po' di dubbi. Lei è qui per chiarirci un attimino e darci delle buone dritte. Cercheremo di aiutare i genitori dei piccoli bambini con degli input per gestire meglio le patologie chirurgiche qualora sopravvengano. È vero. Bene, iniziamo. Chi è e cosa fa il chirurgo pediatrico? Allora, il chirurgo pediatrico è una, diciamo, tra virgolette, una sottospecializzazione della chirurgia generale, nel senso il chirurgo generale si occupa di chirurgia, ma nel corso degli anni, nei primi anni del Novecento, si è visto che il bambino aveva delle problematiche completamente diverse dall'adulto, anche perché gli organi del bambino sono organi in via di evoluzione, quindi completamente diversi dall'età adulta. Da qui nacque la chirurgia pediatrica e successivamente un'ulteriore specializzazione che è la chirurgia neonatale. Quindi il chirurgo pediatrico si occupa della diagnosi e della cura delle principali patologie chirurgiche, che sono soprattutto patologie congenite, perché il bambino nasce con alcune patologie chirurgiche che il chirurgo pediatra tratta tramite gli interventi chirurgici. Lei di cosa si occupa personalmente? Allora, io nasco come chirurgo pediatra e negli ultimi anni, diciamo, ho sviluppato una passione per le tecniche mini-invasive, quindi noi nell'unità operativa dove opero a Cosenza ci occupiamo, soprattutto siamo uno dei centri principali del meridione per quanto riguarda la chirurgia mini-invasiva e la chirurgia toracoscopica e laparoscopica. Ne parleremo. Quali sono le principali tecniche operatorie utilizzate dalla chirurgia neonatale, dottore? Allora, la chirurgia neonatale approccia delle patologie comunque congenite, quindi sono soprattutto interessato all'intestino, alle patologie intestinali. Quindi si è passato da un approccio di tipo open, quindi con ovviamente la chirurgia con dei tagli. Via via queste incisioni sono sempre state più piccole, perché comunque per creare meno problematiche al bambino. E poi negli ultimi dieci anni, si è sviluppata anche nella chirurgia neonatale l'approccio laparoscopico, l'approccio toracoscopico. Questo è un tipo di approccio un po' diverso, che utilizza una telecamera che viene introdotta attraverso l'ombilico e poi delle pinze operative da 3-5 mm che vengono posizionate o all'addome, oppure se stiamo operando il torace, a livello del torace. Ovviamente il bambino deve essere comunque addormentato. Tutti i nostri interventi, anche nel bambino, onestamente, anche nel bambino più grande, prevedono l'anestesia generale, per il semplice fatto che
l'anestesia locale prevede una collaborazione da parte del paziente che nel bambino riusciamo ad averlo in alcune patologie che poi tratteremo più in là, però parliamo dai 14 anni in su, noi abbiamo fino a 18 anni, perché purtroppo anche il bambino che ha 10-12 anni, che la mamma dice che è tranquillo e sereno, però non lo è mai. Appena viene installato in sala operatoria si può agitare, si può muovere, quindi, però diciamo ci sono, noi abbiamo un'equipe di anestesisti pediatrici, quindi che se ne operano sui bambini e quindi ci danno un'altra capacità di soddisfazione, diciamo, per quanto riguarda l'anestesia. Assolutamente. Quali sono i vantaggi invece della chirurgia mini-invasiva? Ne parlavamo prima. I vantaggi della chirurgia mini-invasiva sono, i genitori notano subito un vantaggio estetico. Ecco. Un esempio che faccio sempre, grazie alla tecnica mini-invasiva e alla chirurgia laparoscopica, noi siamo anche il centro di riferimento per quanto riguarda le patologie come la sferocitosi ereditaria, che è una patologia che comporta poi nel corso degli anni che bisogna andare incontro a un intervento di splenectomia, cioè bisogna togliere la milza. Noi attualmente lo facciamo grazie a tecniche mini-invasive, quindi io, essendo una patologia congenita, mi ritrovo dei padri che hanno uno spacco da sotto il torace fino a sotto l'ombelico, perché negli 20 anni fa, 30 anni fa avevano tolto la milza in questo modo. Noi invece ora la togliamo appunto inserendo una telecamera dall'ombelico e poi tre piccoli tagliettini da 5-10 mm lungo l'addome, che dopo 6 mesi, dopo un anno, se il bambino viene eseguito, non si vedono quasi più. Ad oggi la tecnologia va avanti e quindi ha fatto passi da gigante. La tecnologia moderna si è applicata alla medicina e ha permesso un'enorme capacità di sviluppo e anche di vantaggio per il paziente, perché il fatto non è un fatto solo estetico, è un fatto anche di dolore postoperatorio. Cioè nella chirurgia generale si incidono dei muscoli che vengono tagliati, nella chirurgia invece laparoscopica non si incide nessun tipo di muscolo e quindi comporta un ridotto dolore postoperatorio, e anche tutte le tecniche mini-invasive comportano una più rapida ripresa all'attività, alla vita quotidiana, molto più rapida di un intervento open. Certo. La robotica è un'avanguardia, in che cosa è migliore rispetto alla tradizionale o appunto della laparoscopica? Allora, la chirurgia robotica è diciamo la novità degli ultimi anni. Sì. Diciamo che è stata introdotta soprattutto dagli urologi dell'adulto o dai ginecologi, perché la chirurgia robotica rispetto alla laparoscopica dà una migliore definizione e permette un'accuratezza di cura soprattutto su alcuni nervi o su alcune strutture molto delicate che devono essere evitate. Quindi la chirurgia robotica nasce soprattutto per le patologie del pavimento pelvico, che è una zona particolarmente innervata e ricca di vasi, e poi nel bambino viene utilizzata, devo dire, con minore frequenza rispetto all'adulto. Il bambino nella chirurgia robotica, chi sa fare bene comunque la laparoscopia, e siamo simili alla chirurgia robotica, però ha dimostrato vantaggi soprattutto nel campo urologico, quindi nel campo del rene, dell'uretere, della vescica, per permettere una migliore accuratezza e definizione delle strutture anatomiche. Questo è il vantaggio principale. Anche se poi il robot nel bambino ha dei svantaggi e dei vantaggi e degli svantaggi, perché l'intervento di chirurgia robotica comporta prima una posizione del robot che impiega un certo periodo di tempo, che la laparoscopia si fa molto più rapidamente, quindi gli interventi di robotica possono essere anche un po' più lunghi della chirurgia laparoscopica. In quali organi viene più utilizzata la robotica, dottore? Allora, la robotica nel bambino viene utilizzata principalmente, il maggior numero di interventi siano sul campo urologico, quindi per stenosi del giunto, problematiche del rene, problematiche dell'uretere. Poi nel corso degli anni è stata poi anche applicata all'addome. Sì. E ci sono stati degli interventi anche sul fegato, sulle vie biliari fatti in chirurgia robotica. Quindi soprattutto, come ho detto prima, in quegli organi in cui è importantissimo la definizione delle strutture anatomiche e la conservazione appunto dei vasi, dei nervi, e la robotica permette una maggiore accuratezza. Ottimo. Dottore, se lei è d'accordo, oggi parliamo delle patologie chirurgiche più comuni nei bambini. Cosa mi dice delle patologie del canale inguinale? Cioè, che cos'è l'ernia inguinale? Allora, le patologie del canale inguinale sono indubbiamente la patologia più frequente. Più diffusa, vero? Più diffusa e più frequente che noi trattiamo in chirurgia pediatrica.
sono sempre delle patologie congenite, cioè sì. A differenza dell'ennia inguinale dell'adulto, che è un'ennia da sforzo, invece il bambino nasce con l'ennia inguinale, cioè nasce. Ah, già nasce? Sì, nasce con questa previetà di un dotto che si trova dietro al testicolo nel maschietto e nel canale inguinale nella femmina, che mette in comunicazione l'addome con gli organi genitali. Questo difetto poi comporta che nel corso del tempo un'ansia intestinale possa penetrare nell'interno del dotto e dare la cosiddetta tumefazione legata all'ennia inguinale, che può essere però già presente in epoca neonatale. Noi operiamo neonati, soprattutto i prematuri, hanno un'alta incidenza di ennia inguinale, già nascono nei primi 15 giorni, nel primo mese di vita, abbiamo un'alta incidenza di ennia inguinale nei primi 3 mesi. Oppure i bambini prematuri di più? La frequenza maggiore è nei bambini prematuri, poi si possono manifestare anche in neonati normali, nati da parto spontaneo a termine, oppure poi l'ennia inguinale compare nel bambino a 2 anni, a 3 anni, a 4 anni, non c'è una regola ben precisa. È importante, appunto, per dare dei consigli ai genitori, è individuare, cioè il bambino spesso lamenta del dolore a livello dell'inguine, un senso di pesantezza, e i genitori notano questa tumefazione a livello inguinale, tipo una nocciola che compare. Ma è anche violastro? Tipo come proprio una tumefazione, come lei sta dicendo? No, cioè tendenzialmente l'ennia inguinale tendenzialmente sì, si vede lungo il canale inguinale come un piccolo bombeo, un piccolo rigonfiamento. Ecco, una piccola nocciola che nella maggior parte. Sì, l'ignoranza, no, io sono come la gente a casa, quindi di una semplicità unica, certo. Tutte le mie domande, tutte le mie perplessità. Certamente. Quindi generalmente questa è una tumefazione morbida, quindi che se il genitore preme fa un massaggio dal basso verso l'alto sì, e poi tende a essere riducibile, cioè ritorna dentro. Poi alcune ernie, soprattutto nel neonato, in cui comunque il difetto, che succede? Praticamente il bambino man mano che cresce, la parete muscolare un po' si rinforza, quindi il difetto piano piano si riduce, anche se poi non si chiude mai spontaneamente. E quindi soprattutto nel neonato le ernie tendono ad essere un po' più voluminose, possono anche raggiungere lo scroto, e si parla di ernie inguinoscrotale, cioè che partono dal canale inguinale e poi scendono fino allo scroto. Nel bambino invece più grande tendenzialmente convolgono sempre il canale inguinale. Dottore, chissà quante domande, ma gliela voglio fare anch'io, ma quali sono le cause? Allora, le cause, come ho detto prima, è dovuto a questo difetto della parete del canale inguinale, che permette a un'ansia intestinale di penetrare nel canale e dare questo senso di gonfiore. Infatti soprattutto i genitori si accorgono di questo gonfiore o quando il bambino piange, ecco. O quando il bambino va di colpo, o soprattutto la sera, cioè quando aumenta la pressione della pancia del bambino, il bambino spinge per fare le cose e la tumefazione risulta più evidente. Ecco. Tendenzialmente però, diciamo, l'ennia inguinale non è mai sintomatica, cioè non dà grossi sintomi. Nel momento in cui dà sintomi, un po' il genitore si deve preoccupare, cioè nel senso che l'ennia inguinale nel neonato viene operata subito, d'urgenza. Sì. Nel bambino più grande, soprattutto dopo i 18-24 mesi, invece non rappresenta un'urgenza, è un intervento che noi facciamo tranquillamente, lo programmiamo e lo facciamo in day hospital, senza bisogno che il bambino dorme in ospedale. Quando invece l'ennia inguinale tende a dare i sintomi, perché? Perché subentra una complicanza, cioè l'ennia inguinale si può strozzare. Ecco, quando si dice ennia inguinale è strozzata, perché l'ansia intestinale che è penetrata nel canale inguinale non riesce più a ritornare in addome e quindi si strozza all'anello, cioè quindi alla parte in cui è entrata, e va in sofferenza. Quindi, In quel caso? In quel caso il bambino incomincia a presentare crisi di pianto, può comparire vomito, sì. Soprattutto nei bambini più piccoli, e questa tumefazione i genitori se ne accorgono, perché diventa una tumefazione dura, sì, una tumefazione certo. Molto dura e non riducibile. In quel caso occorre portare in tempi certo. Molto rapidi il bambino al pronto soccorso. Però dico, poi, dottori, come procedete? L'ennia strozzata rappresenta un'urgenza, quindi noi nella mia unità operativa noi siamo reperibili, abbiamo una sala operatoria attiva H24, quindi il bambino generalmente a noi ci giunge o al pronto soccorso nostro o da qualsiasi altro pronto soccorso della Calabria, viene inviata la nostra attenzione. Il tempo ora attualmente di fare gli accertamenti, che prevedono certo. L'ecografia, prevedono gli esami di sangue che sono necessari
per l'anestesista e allo stato attuale di Covid facciamo anche il tampone alla madre del bambino, ma tendenzialmente nel giro di un paio d'ore il bambino è già in sala operatoria per risolvere il problema. Come tempistica? Dipende il caso? Sì, tempistica dipende il caso. Come ho detto prima, se è un'urgenza la tempistica è rapidissima. Se invece no, tipo come tempistica, tipo quanto tempo ci vuole tipo per iniziare fino ad avere la fine di un'ora? Come atto operatorio? Sì. No, tendenzialmente l'endo inguinale nel giro di un'ora. Pensavo qualcosina in più. No, vabbè, poi di te, certo, da casa a casa. Bisognava il caso. Perché può succedere che il tempo si allunga nel caso in cui, soprattutto nel neonato, l'ansia intestinale che si è erniata può essere molto sofferente. Allora in quel caso non riusciamo a ridurre, dobbiamo fare una resezione anche intestinale. Quindi i tempi si allungano molto di più. Dipende dalla situazione che ci troviamo. Certo, come tutte le cose dipende da caso per caso, però tendenzialmente un'endo inguinale approcciata per via open tra i tempi in cui entra il bambino, la preanestesia, anestesia e l'intervento, un'ora e mezza massimo, tendenzialmente riusciamo a risolvere. Giusto per avere la tachicardia e i genitori anche fuori. Vabbè. Ma quanti tipi di ernia inguinale ci sono, dottore? Allora, diciamo che nel bambino, principalmente rispetto all'adulto, che sono più tipi, abbiamo l'endo inguinale congenita o l'endo inguinale da scivolamento, anche se è meno frequente. Noi trattiamo sempre, nella maggior parte dei casi, le ernie congenite, come ho detto prima, dovuto a questo difetto di sviluppo del canale inguinale che comporta. Che poi sono sempre anomalie di sviluppo del canale inguinale che poi vedremo comporterà anche altre patologie. Il canale inguinale è un organo particolare. Direi. Come si opera, abbiamo detto, l'ernia inguinale del neonato? Allora, l'ernia inguinale, noi l'approcciamo con tecnica open, quindi un piccolo tagliettino a livello dell'inguine, generalmente un tagliettino molto piccolo, un centimetro e mezzo, e svolta la procedura dell'intervento che consiste nel, non vorrei essere troppo tecnico per i genitori, comunque nel ridurre l'ernia in addome e poi legare il difetto in maniera tale che dopo l'intervento il bambino ha risolto completamente la problematica e non si ripresenta più. Noi utilizziamo poi una sutura completamente riassorbibile, quindi che non deve essere più tolta né toccata dal bambino, che tendenzialmente in 15-20 giorni si riassorbe tranquillamente. Quindi i tempi di recupero sono molto rapidi, il bambino poi rispetto all'adulto recupera quasi subito, immediato. In pochi giorni. Poi altri centri comunque l'endo inguinale si può anche approcciare per via laparoscopica. Noi generalmente abbiamo deciso di non farlo perché comunque i tempi sono similari alla tecnica open e non ha grandissimi vantaggi. Però, dottore, lei dove opera? Cioè dove sta e soprattutto se i genitori hanno qualche problema? Dov'è che la possiamo trovare? Non so se lei ha una pagina Instagram. Sì, io ho una pagina professionale sia su Facebook sia su Instagram. La vogliamo dire, ricordare così? Sì, dottor Marco Gambino, non sono molto social. Però. Lei dove opera? Al momento. Io opero all'unità operativa di chirurgia pediatrica di Cosenza. Perfetto. Poi ho vari studi in Calabria, il mio studio, diciamo Lamezia è lo studio principale, poi ho anche Marina di Gioia Saionica, visto che siamo nella zona. Già che siamo qui nella zona, eventualmente a Marina di Gioiosa dove? Allo studio Raimat, dicevo, dove seguo io, poi ho una specializzazione anche in ecografia pediatrica, che poi ne parleremo più là, oltre alla chirurgia pediatrica. E io do tutti quei spunti eventualmente che giustamente chissà se glielo chiederà, ecco, ci siamo. Poi altri studi sono anche a Crotone, a Paola e Gioia Tauro, purtroppo la chirurgia pediatrica non è una specializzazione molto diffusa come la chirurgia generale, cioè che ogni ospedale ha la chirurgia generale. Sì. Chirurgia pediatrica sono solo a Cosenza e solo a Catanzaro nella nostra regione, quindi siamo pochi come chirurghi pediatri e cerchiamo comunque di andare incontro al fabbisogno dei bambini nella nostra regione, perché noi siamo comunque una regione popolosa e ci sono distanze molto ampie tra Cosenza e Catanzaro e soprattutto la zona di Reggio, la provincia di Catanzaro, la parte ionica, è abbastanza vasta, sì. È vero, vero. Dottore, quale delle seguenti che abbiamo citato può essere una complicanza della terapia chirurgica? Allora, tendenzialmente una delle più frequenti è un'infezione della ferita chirurgica, che tendenzialmente può comparire dopo qualche giorno. Generalmente le madri dei bambini notano un arrossamento, una piccola secrezione di pus,
può essere dovuta anche al fatto che fa infezione un punto chirurgico, però tendenzialmente con una terapia antibiotica per via topica, di solito quindi ci con si una dà pomata, giustamente, quindi non sì, credo. Generalmente non crea problemi. Poi ci possono essere delle complicanze, purtroppo l'egna inguinale e anche le altre patologie possono avere delle recidive, cioè nel senso certo. L'intervento chirurgico tendenzialmente è risolutivo, ma in alcuni casi l'egna può comparire. Oppure la cosa più frequente che può è che l'egna inguinale, poi soprattutto nei neonati prematuri, possa comparire dal lato opposto, cioè nel senso, addirittura sì, noi operiamo in quel caso, vi fate lo stesso iter? Sì, facciamo lo stesso iter, anche perché allora, molte volte compare contemporaneamente e quindi si può operare bilateralmente nello stesso momento. Altre volte operata a destra, l'egna inguinale nel giro di un mese, due mesi, tre mesi, i genitori notano che compare anche dall'altra parte. Noi infatti lo diciamo sempre alle madri, diciamo, che sono quelle che cambiano il pannolino, ai vari padri. Le mamme, certo. Di fare attenzione comunque ai cambi pannolini e notare la tumefazione, se compare la tumefazione, ad esempio, anche dall'altra parte. E come. Dottore, che cos'è invece l'idrocele? Allora, l'idrocele è un'altra problematica del canale inguinale, sì. Che è dovuta sempre a questa pervietà del dotto peritoneo vaginale che comunica l'addome con lo scroto, solo che questa volta non si ha l'ingresso, il passaggio transintestinale, ma si ha il passaggio di liquido. E la causa, cioè il sintomo principale in genitori si accorgono è perché l'emiscroto, quindi una delle due zone in cui è presente il testicolo, si gonfia notevolmente. Perfetto. Perché soprattutto, come ho detto prima, si gonfia anche quando il bambino piange. Certo, quelli sono i campanelli d'allarme. Perfetto, quindi passa una maggiore quantità di liquido attraverso questo dotto e si gonfia l'emiscroto. Però diciamo che rispetto all'egna inguinale l'idrogele dà meno complicanze, non c'è la complicanza, quindi è una patologia gestibile. Gestibile, cioè ancora più gestibile rispetto. Sì, non da si che opera. Cosa dipende? Da che cosa può dipendere? L'idrogele dipende da questo difetto congenito che abbiamo parlato prima. E sempre congenito, quindi? Sì, il bambino nasce con l'idrogele. Ci sono anzi, paradossalmente, molti neonati nascono già con idrogele al momento della nascita. Cioè ci sono dei neonati che hanno i testicoli già gonfi al momento della nascita. Però poi che succede? Questi bambini hanno una maggiore frequenza che possono anche risolvere il problema spontaneamente. Ecco, quello che dicevo prima, la differenza tra ernia e idrogele. L'ernia nel momento in cui viene vista viene operata subito al neonato, perché appunto può andare incontro a complicanze anche molto gravi come lo strozzamento di un anzio intestinale che richiede la resezione. L'idrogele invece è una problematica che anche se la vediamo in epoca neonatale o nel primo anno di vita, noi invece la seguiamo. Perché fino ai due anni e mezzo, il dotto ha buone possibilità che possa chiudersi spontaneamente. Ah, ecco. Ovviamente facciamo dei controlli o clinici o ecografici seriati per vedere, perché se l'evoluzione è sempre che cresce sempre più vuol dire, certo, che non si sta chiudendo. Però se il liquido piano piano si riduce, si assorbe, ecco, ci sono buone possibilità che si possa anche chiudere spontaneamente. E in quel caso come si manifesta? Abbiamo quanto ho capito il testicolo abbastanza. Si gonfia tutto il canale inguinale e soprattutto si gonfia l'emiscroto. Infatti i genitori, diciamo, erroneamente, ma non per causa loro, portano subito il bambino come se fosse una torsione del testicolo, cioè una patologia più grave, invece poi li tranquillizziamo dicendo che è solo un idrocele, che comunque rappresenta sempre una patologia chirurgica e quindi dopo due anni l'intervento chirurgico ci vuole, ma ripeto, rispetto alle complicanze e al danno soprattutto sul testicolo, che è la cosa principale, è inferiore rispetto ad altre patologie. Ovviamente non oso immaginare, soprattutto se già che è prematuro, maggiore già, poi immagina se pure il primo figlio a posto, cioè proprio noi donne ci siamo fatte già sappiamo già la diagnosi senza venire, voglio dire, alla fine. Vabbè, diciamo, ci crolla tutto il mondo. Il chirurgo pediatra ha anche questa funzione, la funzione di chirurgo, ma deve essere dotato anche di una certa umanità e bravo. Anche un certo lato di psicologia per supportare e tranquillizzare le madri, perché ovviamente, come dici tu, soprattutto se è il primo figlio, se è un neonato prematuro, quindi già la mamma ha affrontato una nascita prematura rispetto al normale, quindi già è in ansia. Poi tutti sappiamo, purtroppo adesso abbiamo Google voglia. E i giornali. Google quindi è un po'. Sì, è Google. Una doppia arma, nel senso che già ci facciamo le parole. Sì, ho questo, ok, ho questo problema qui. Perché no, Google, spesso Google molte volte fa molti danni per il semplice fatto che sui vari siti di sanità
sono portati, riportati casi estremi. Ecco. Oh, quindi la mamma non legge subito parte già così. E il prematuro è un neonato, diciamo, ad alto rischio di varie patologie, non solo il canale inguinale, noi abbiamo tutte le patologie malformative dell'intestino, del torace, dell'esofago. Nella maggior parte dei casi prevedono sempre il prematuro è maggiormente colpito. Quindi già una mamma ha un'ansia per la nascita del prematuro che è dovuto e che è ricoverato, comunque è stato per un tot di periodo in neonatologia in cui tu comunque non sei a contatto col bambino, non è con te, lo vedi orari prestabiliti. Già adesso pure con questo fatto di 2 anni che speriamo di tornare alla normalità. Il Covid ha inciso ancora di più, ci ha mandato di testa a tutti. Ovviamente. Immagino. Quindi, poi una mamma di questo tipo, nel momento in cui viene la problematica chirurgica, è fisiologico che vada in ansia e sia in... comunque uno stato un po' che va aiutata, diciamo, bravissimo, o supportata. Bravissimo. Abbiamo parlato dell'idrocele, ma in questo caso come si interviene? Allora, la tecnica è identica a quella dell'endinguinale. Ah, perfetto, sì. Tale e quale. Sì, tale e quale, solo che nell'endinguinale riduciamo il sacco e lo leghiamo, nell'idrocele invece andiamo a individuare il dotto e lo leghiamo. La cosa principale è quello di preservare le strutture del testicolo, soprattutto nel maschietto. Nella femminuccia già è più facile, perché non ci sono strutture delicate nel canale inguinale, ma nel canale inguinale del maschietto passano i vasi che vanno al testicolo e il deferente che viene dalle vescichette seminali, e sono quelle due strutture che devono essere isolate dal sacco renale oppure dal dotto, e quindi sono le due strutture che dobbiamo al massimo ovviamente preservare per la successiva crescita testicolare. È stato proprio chiaro, chiarissimo, complimenti. No, sì, assolutamente sì. E adesso invece parliamo del criptorchidismo. Che cos'è? Oh, criptorchidismo è un'altra cosa. È difficile solo a pronunciarlo, che prima di venire in diretta l'ho ripetuto non so quante volte, sono sincera. Sì, infatti, diciamo che adesso i genitori si sono un po', diciamo, imparati sostituendo il criptorchidismo col testicolo ritenuto. Ecco, è già un po' molto più facile. È molto più facile da... Ma poi solo la parola ti dice, ma tu che cos'è? Cioè, ti viene l'ansia solo a pronunciarlo, poi a maggior ragione, essendo prematuro apposta. È ovvio, succede che il testicolo nel corso della gravidanza non nasce nello scroto, il testicolo nasce nell'addome del bambino. Poi nel corso della gravidanza entra nel canale inguinale, scende lungo il canale inguinale e arriva poi nella sua posizione finale, che è rappresentato nello scroto. Nel criptorchidismo il testicolo nel corso di questo viaggio della gravidanza si invece incastra lungo il decorso del canale inguinale. Ah, ecco. E quindi non riesce a scendere nello scroto. Anzi, in verità, nel criptorchidismo è anche importante, diciamo, eseguire abbastanza in tempi brevi una visita chirurgica, perché ci sono due varianti. Una è quando noi riusciamo a palpare o anche vedere ecograficamente, ecco, il testicolo all'interno del canale inguinale, in questo caso parliamo di criptorchidismo, oppure in alcuni casi il testicolo invece non è presente, cioè noi non riusciamo a palpare, perché il testicolo è un testicolo non palpabile, che può essere o non può essere in addome. Diciamo, questa è la situazione in cui i genitori vanno maggiormente in ansia, perché noi sappiamo rispondere a questa domanda solo al momento dell'intervento chirurgico, che in questo caso, nel caso del testicolo non palpabile, noi seguiamo la laparoscopia. In quel caso è come una scatola chiusa, dottore, giusto? Sì, è una scatola. Ci sono degli indici, diciamo, dei segni, come ad esempio un testicolo controlaterale un po' più grosso, perché il criptorchidismo qual è la problematica per cui noi interveniamo abbastanza rapidamente? L'intervento di criptorchidismo, cioè quando palpiamo il testicolo del canale inguinale, viene fatto tra i 12, 14, 16 mesi. Quando invece il testicolo non è palpabile, interveniamo tra i 10 e i 12. Insomma, ecco, comunque l'intervento è sempre intorno all'anno di età. Certo. La problematica è legata al fatto che il testicolo, essendo più in alto, non è nella sua posizione naturale, che è nello scroto, dove, diciamo, fa un po' più caldo, diciamo, la temperatura è maggiore. Quindi, rimanendo a lungo su nel canale inguinale, il testicolo cresce di meno. Infatti noi, già al momento dell'intervento, molte volte quando abbassiamo il testicolo è già in partenza più piccolo dell'altro. Poi con i controlli vediamo che è riposizionato, piano recupera la propria. La problematica è sul testicolo non palpabile, perché noi sappiamo solo al momento in cui inseriamo la telecamera e quindi guardiamo nell'addome. La prova del 9, se il testicolo, perché alcune volte il testicolo potrebbe essere genesia, cioè non si è proprio sviluppato, non si è proprio formato.
Mazza. Però, e in quel caso? In quel caso noi preserviamo il testicolo buono che il bambino ha, sì, cioè andandolo a fissare, cioè sì, in maniera tale facciamo una piccola incisione del vello dello scroto per fissare con un punto in tendo il testicolo. Questo perché un bambino con un testicolo normale può, ha una vita normalissima, appunto, e può avere tutti i figli del mondo, non è quello. E là infatti stavo arrivando per la fertilità. Basta un solo testicolo per avere i figli, non è questa la problematica. Ah, però ecco, l'intervento di Occhito Pessi serve per preservarlo dalla torsione, perché un bambino che ha un solo testicolo e poi va incontro di torsione e perde anche quello buono, certo, facciamo un danno gravissimo. Quindi noi lo preserviamo con questo intervento di Occhito Pessi, che sarebbe la fissazione per evitare la torsione. Come casi ne ha avuti, dottore? Ne vede? Sì, di criptorchidismo e la patologia, una delle insieme alle inguinali, sicuramente la più frequente. È vero? Sì. Però forse che adesso sono un po' fuori dal giro, perché i miei ragazzi ormai sono grandi, però voglio dire, quindi mi sono un attimino soffermata. No, sono delle, c'è un'alta percentuale di testicoli ritenuti, o poi successivamente l'altra problematica che riguarda i testicoli, che diciamo diciamo negli anni successivi, è il testicolo retrattile, sì, o il cosiddetto testicolo mobile. Cioè praticamente il bambino, il testicolo scende, sì, nello scroto, ma poi tende a risalire subito, perché è trazionato da fasce fibrose dietro che tendono a farlo risalire. Quindi il pediatra aveva i controlli, o la mamma aveva i controlli, riferisce che quando toglie il pannolino o quando il bambino toglie le mutande, i testicoli non ci sono, ecco, poi il pediatra l'ho visto, invece i testicoli ci sono. Sì, viene detto il cosiddetto testicoli in ascensore. In ascensore, che però guarda, più, tipo un sale e scendi. Che però non bisogna chiamare il tecnico in ascensore. Assolutamente, bisogna, no, chiamare, si viene chiamato così il, in gergo. Il chirurgo pediatra, sì, poi certo, il chirurgo pediatra valuterà certo, quanto il testicolo riesce a scendere. Come ho detto prima, la crescita del testicolo, perché la cosa principale che noi vediamo è la crescita testicolare, anche le dimensioni mediante le ecografie, perché il testicolo retrattile, se sta a lungo nel canale inguinale, come ho detto prima, cresce di meno. Ecco. Quindi è quello. E poi diciamo l'intervento in alcuni casi purtroppo avviene anche in urgenza, perché che succede? Il testicolo retrattile nel salire e nel scendere ha maggiore probabilità che vada incontro a torsione. Tipo che si è bloccato? No, quindi non che va... i vasi sanguigni del testicolo si girano. Ecco. Quindi, in quel sì, caso lì è ancora più quella grave. Quella è proprio un'urgenza. Un codice rosso. Bisogna intervenire, diciamo, in 8-10 ore. No, e i sintomi invece, che allora, sempre vabbè, in bambini, quel caso a differenza, mentre il criptorchidismo e il testicolo retrattile sono asintomatici, sì, cioè uno è solo un fatto visivo di vedere o non vedere il testicolo, sì, invece nel caso della torsione del testicolo, oppure capita anche una torsione dell'appendice sopra il testicolo, invece il bambino lamenta dolore, dolore fortissimo, lacinante, sì, e la tumefazione, lo scroto diventa duro, il testicolo diventa dolente, appare anche un'immagine blu, può essere perché i vasi sanguigni sono strozzati, certo, violacei, sono violacei, e quindi uno, il genitore se ne accorge. Molte volte capita, ripeto, che il bambino accorge questi dolori e non bisogna sottovalutarlo, perché sì, purtroppo a noi capita degli episodi in cui il bambino aveva lamentato del dolore due giorni prima, il giorno prima, però non in maniera molto intensa, e quindi si è un po' trascurati, e vediamo che nel momento dell'intervento noi cerchiamo tutte le manovre per riprendere il testicolo, ma alcune volte il testicolo purtroppo è andato in necrosi per la torsione dei vasi e non riusciamo a recuperarlo. Madonna, può capitare. Può capitare. Certo. Si può curare eventualmente nei casi un pochettino, ecco, non estremo come abbiamo parlato, perché lì in quel caso niente, però si può curare. Allora, no? Nel caso dei testicoli, quindi criptorchidismo, testicoli retrattili, non esistono terapie mediche. Non esistono? No, una volta venivano utilizzati degli ormoni per far crescere di più il testicolo e farlo scendere, ma poi si è visto nel corso del tempo che erano terapie inefficaci e che poi avevano comunque controindicazioni, perché alterare l'equilibrio ormonale di un bambino comporta poi sintomi in altri casi. Il trattamento nel caso del testicolo, nel criptorchidismo e testicolo retrattile, è solo un trattamento di tipo chirurgico, che però è, come ho detto prima, è un trattamento definitivo. Direi. Quindi i genitori devono solo accettare l'idea e dell'intervento, basta, e con un breve ricovero si risolve il problema spontaneo. E poi parleremo anche di questo, dei genitori, del supporto. Certo. Ci arriviamo, dottore. Parliamo adesso del varicocele. Oh, sì. Che cos'è
quali sono i sintomi e cosa soprattutto può causare il varicocele. Allora, il varicocele è una, diciamo, una patologia, una problematica che io tengo a cuore, anche il mio centro tiene a cuore, perché siamo, diciamo, un centro di riferimento regionale. Il varicocele è una problematica che riguarda il plesso venoso del testicolo, soprattutto in sorgia a sinistra, nel 90% dei casi, è molto raro un varicocele a destra. Il ragazzo, tendenzialmente il varicocele è una patologia del bambino, del ragazzo più grande, quindi il nostro piccolo, gli interventi noi iniziamo a farli verso 11, 12, 13 anni. Ah, quindi sono già più grandi, sì, di età. Sono bambini più grandi, che notano che questo testicolo sinistro sta più giù rispetto all'altro, notano un senso di peso e anche ad occhio nudo si vedono queste vene che sono maggiormente dilatate. Ecco. È una patologia, alcune volte c'è una familiarità, quindi il padre, lo quindi zio. Quindi deve essere più un fatto congenito, nel senso sì, che... Sì, sempre un fatto congenito, però può anche non esserci una familiarità, però molte volte capita che il padre o lo zio... Sì, un fattore ereditario. Ecco, sì, che siano già stati operati di varicocele. Sì. Il varicocele è molto importante individuarlo, quindi è molto importante la diagnosi. Perché? Perché purtroppo la causa poi di infertilità e quindi di incapacità da parte delle coppie moderne di avere dei figli, già sì, verso i 25, 30, certo, 35 anni, alcune volte è legato a una problematica maschile, è legata proprio al varicocele, che è stato sottovalutato o non è stato individuato, e quindi questo danno vascolare sul testicolo, se si porta per vario tempo, altera completamente le capacità di spermatogenesi del testicolo, cioè causa proprio l'infertilità del maschio. Infatti la mia domanda era proprio questa, il varicocele rende sterili, quindi sì, può? Sì, c'è un'alta incidenza, non ovviamente al 100%, ma c'è un 35, 40, 50%, poi dipende dai casi, che causa alterazione della spermatogenesi, quindi un difetto anche degli spermatozoi, sia di numero di produzione, sia di motilità, ma anche nei casi più gravi anche un caso di infertilità. Dottore, invece quando bisogna intervenire chirurgicamente? Allora, che cosa succede? Una volta diagnosticato, generalmente abbiamo in Calabria moltissimi pediatri che hanno un ottimo occhio clinico, quindi riescono a individuare questo varicocele, quindi questo senso di gonfiore, perché le vene si dilatano e si vedono, si dice in gergo popolare intestino di pollo, cioè sono delle piccole varici, si vedono anche ad occhio nudo. Sì. Viene inviata al chirurgo pediatra che fa diagnosi, e nel caso del varicocele è molto importante l'ecografia. Certo. È proprio lo strumento. Già da lì è lo strumento, secondo sì, me. È il gold standard per la diagnosi e poi per seguire il varicocele, perché non tutti i varicocelli vanno trattati chirurgicamente. Infatti, okay. Infatti si può curare il varicocele senza operazione? Allora, in quel caso ci sono vari gradi di varicocele, tendenzialmente se ne distinguono tre, e il quarto, diciamo, è il caso più grave. Vengono distinti grazie all'ecografia e soprattutto grazie all'ecocolor Doppler, ecco, che studia i flussi vascolari del sì, testicolo, e fa vedere più o meno se c'è presente un reflusso dal testicolo verso l'alto, un cosiddetto reflusso spermovenale. Ci sono alcuni bambini che hanno la fortuna di avere un varicocele di primo o secondo grado che si mantiene stazionario, e quindi in quel caso non vanno operati, a meno che non insomma. Però devono fare dei controlli, sì, tendenzialmente noi consigliamo un ecocolor Doppler ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi, infatti. O a meno che immaginavo, non insorga una piccola patologia, il varicocele può dare spesso degli episodi di fastidio o di dolore, certo, al testicolo sinistro, soprattutto dopo un'attività sportiva. Però noi è non... classico. Perfetto. Sì. Però non bisogna, come fanno, diciamo, erroneamente molti genitori, non fare più attività sportiva, certo, al bambino. Cioè il ragazzo deve fare la vita di sempre. Certo. Deve fare la sì, sua vita quotidiana. Perché comunque le mamme tendono poi a essere un po', non fare questo, un po' la sì, bambacia, no? Vabbè, tendono a fare un meccanismo di difesa, no? Ovvio. Ovviamente, sì. Se il ragazzo... Le mamme è quello. Invece il ragazzo deve fare la vita di sempre, deve essere solo seguito, e poi con l'ecocolor Doppler, invece comunque, diciamo, la maggior parte dei varicoceli, una volta individuato precocemente, poi nel corso degli anni tende a peggiorare. Ecco. Il picco di incidenza nostro degli interventi è tra i 14 e i 17 anni, quando noi operiamo, però diciamo, si risolve anche in questo caso tranquillamente. E poi noi ci temiamo molto, perché noi siamo uno dei pochi centri in Italia, sì, che fa una tecnica mini-invasiva anche nel varicocele. Noi facciamo una scleroembolizzazione, si chiama, cioè praticamente sclerotizziamo quel plesso venoso che è refluente, sì, tramite una piccola incisione lì sopra lo scroto, che sì, sempre poi trattiamo con dei punti riassorbibili,
Però abbiamo abbandonato ormai completamente la tecnica open o anche la tecnica laparoscopica, perché la scleroembolizzazione secondo Tauber ha dei grossissimi vantaggi. Il vantaggio principale era questo, che se uno operava la tecnica open, la tecnica laparoscopica, prevedono un approccio, non vorrei essere troppo tecnico, comunque un approccio più alto nel canale inguinale, ecco. E quindi si legano vene e anche i vasi linfatici, e c'era un'altissima incidenza di idrogele postoperatorio. Cioè dopo l'intervento è basso, dopo l'intervento di varicocele, in moltissimi casi 20% compariva, non ricordo esattamente proprio la frequenza, ma un numero molto maggiore di casi compariva poi l'idrocele, quindi il paziente doveva subire poi un secondo intervento dopo qualche mese dal varicocele. Invece nel caso della Tauber noi non tocchiamo proprio i vasi linfatici. Abbiamo un tasso di risoluzione del varicocele altissimo, quasi 96-97%, e non abbiamo mai avuto casi di idrogele postoperatorio. E anche questo intervento è un intervento che viene fatto in day hospital. Ecco, quindi i nostri ragazzi fanno un primo approccio in ospedale per fare ovviamente gli accertamenti preoperatori, quindi la cartella clinica, gli esami di sangue, la visita con l'anestesista, poi entrano, certo, al mattino alle 8 e poi il pomeriggio alle 18-19. Il varicocele ha solo, rispetto vabbè, nel bambino più piccolo, alle patologie che abbiamo parlato prima, un'accortezza postoperatoria, perché il ragazzo doveva utilizzare una mutanda speciale che si chiama sospensorio per una settimana. Immaginavo, sì. Fa la terapia antibiotica e poi soprattutto, rispetto alle tecniche precedenti, non può fare attività sportiva per il primo mese. Ecco. Solo per il primo mese. Poi noi prevediamo un controllo clinico a una settimana, a step, e poi il controllo ecografico deve essere fatto a 1 a 6 mesi e 12 mesi dopo l'intervento. Chiarissimo. La diagnosi ed il ruolo dell'ecografia, perché parliamo di ecografia pediatrica, è affidabile, per niente invasiva, e pratica un suo parere, non lo so. Allora, l'ecografia è sicuramente l'esame che a noi chirurghi pediatri ci aiuta di più. È ovvio, anzi, è il mezzo quello più... Molti chirurghi pediatri, tra cui anche io stesso, abbiamo preso poi dimestichezza con l'ecografia, abbiamo preso specializzazione con l'ecografia, e molti chirurghi pediatri siamo anche ecografisti pediatri. Questo nasce da due elementi secondo me fondamentali. Prima, l'ecografia è una tecnica comunque facilmente riproducibile, non comporta nessun dolore per il bambino, non utilizza radiazioni, quindi può essere eseguita anche... E questa è una cosa davvero positiva che ci fa tranquillizzare, ecco, soprattutto. Si utilizza gli ultrasoni, quindi può essere eseguita anche tutti i giorni sul paziente, perché non gli comporta nessun tipo di danno. L'altro aspetto che ci ha portato a noi è quello che ho detto prima, cioè... non voglio fare una critica nell'ecografista dell'adulto, che sicuramente è un ecografista molto esperto, però il bambino è un mondo a sé. Gli organi del bambino non sono identici all'organo dell'adulto, certo, perché sono degli organi che vanno in evoluzione, quindi poi bisogna avere anche una certa esperienza di correlazione tra il quadro ecografico e il quadro clinico, cioè riuscire a capire appunto correlare i due quadri. Per questo noi piano piano alcuni chirurghi pediatri, anzi molti, hanno iniziato a utilizzare l'ecografia, perché comunque l'ecografia pediatrica deve essere fatta in centri specializzati, certo, non può essere fatta in tutti i centri di ecografia che ci sono. Assolutamente, non ce ne vogliono, però è la verità, no, è purtroppo la realtà dei fatti. Allora, già l'ecografia di per sé nella definizione è un esame operatore dipendente. Ecco. Cioè dipende molto dall'esperienza dell'operatore. È vero. Nel caso del bambino è ancora di più. Bisogna stare un pochettino ancora di più attenti. Sì, bisogna essere specialisti e bisogna comunque avere i centri in cui si ha un'esperienza nell'ecografia. Dottore, noi siamo quasi in chiusura, quindi sì, volevo parlare della comunicazione e del ruolo dei genitori. Vabbè. Io direi, com'è comunicare al bambino un intervento chirurgico? Ovviamente stiamo parlando di bambini 13-14 anni che comunque hanno la cognizione, non allora, sto parlando di bambini prematuri e neonatali. Allora, i genitori hanno sempre un ruolo fondamentale, perché comunque, sì, il bambino guarda sempre i genitori, il punto di riferimento del bambino sono i genitori. Quindi tendenzialmente nel bambino più piccolo, diciamo, già il bambino più grande da 12 anni in su è un bambino cosciente, quindi un bambino in cui basta dare dei messaggi chiari, essere anche abbastanza sinceri, il bambino capisce che l'intervento è anche necessario per il quadro clinico che ha presentato, perché comunque
a un ragazzo di 12-14 anni, nel caso del varicocele, nel caso della fimosi, cioè dà fastidio, è una cosa che comunque chiede proprio lui la visita e anche di risolvere il problema. Nel bambino più piccolo bisogna essere comunque chiari, soprattutto non bisogna dimostrare ansia, il problema è questo qua. Perché... Questo, dottore, ne possiamo parlare, oddio, ma purtroppo il bambino percepisce il nervosismo e l'ansia della madre, non la vede tranquilla, quindi si agita anche lui, si preoccupa pure lui. E poi seconda cosa, che capita spesso, ma è un meccanismo di difesa purtroppo ai genitori, si tende un po' a sminuire, cioè nel senso di dire no, vieni in ospedale, non facciamo niente, allora già il bambino parte con... No, non che parte, già l'ospedale non è un luogo di suo gradimento, per quanto noi, diciamo, centri di chirurgia pediatrica, anche il mio reparto a Cosenza, è un reparto in cui ci sono associazioni che accolgono il bambino, ci sono giochi nel corridoio, ecco, sono tutte camere colorate. Già, diciamo, un'accoglienza dolce. Ovviamente non è come il reparto dell'adulto, il reparto di chirurgia pediatrica è un mondo a sé. A parte come però il bambino deve sempre entrare in ospedale, deve sempre poi affrontare l'esame di sangue, okay, che per il bambino è molto problematico, soprattutto il rapporto con gli aghi. A voi. Attualmente anche il tampone del Covid non piace per niente ai bambini. È traumatico. E poi soprattutto al momento dell'intervento devono fare ovviamente un digiuno preoperatorio che comporta nell'assunzione di l'iter uguale a quello dell'adulto alla fine. Sì. Non deve fare né assumere i liquidi né assumere i solidi, quindi già per un bambino quindi dalla mezzanotte in poi non deve assumere acqua. E già non assumere acqua e non poter bere. Poi quando viene messo in flebo. Ecco, quindi anche il fatto della... Quindi conviene non sminuire, cioè dire al bambino vieni che non facciamo niente, vieni con una passeggiata, tranquillo. Bisogna dare dei messaggi. Sì, che poi ci sono bambini e bambini. Materialmente c'è chi ha un caratterino, no? Che comunque puoi aprire, cioè puoi aprirti un pochettino di più, ma ci sono anche bambini un pochettino più ipersensibili, nonostante per esempio ne ho due. Veramente due pianeti totalmente, lei affronta con molta più determinazione. quello che dicevo prima è un lato fondamentale, cioè il lato umano del medico e soprattutto il chirurgo pediatra è un lato fondamentale, ma il lato umano ce l'hanno anche le mie infermiere, che non so comunque che sono infermiere che specializzate. È una cosa veramente da... E ce l'hanno anche la nostra caposala, cioè tutte le persone che hanno a che fare col bambino devono avere una sensibilità, diciamo, virgolette, non voglio ovviamente sminuire l'operato della chirurgia dell'adulto, però con il bambino ci vuole una maggiore umanità e una maggiore sensibilità per il bambino e per i genitori, come abbiamo detto dentro. Che... E poi tanta pazienza, tanta umiltà, come ha detto lei, però non è da tutti, perché ci sono posti che alla fine la pediatria, alla fine... Sì, ovviamente ci sono anche... Non bisogna fare tutto nel buon fascio, perché adesso giustamente lei lo sta dipingendo, giustamente lei vede, tasta con mano, e io dico, per me è così, però ci sono stati anche casi di male sanità, alla fine esistono. Sì, ovviamente, e quindi certamente. Non tutti hanno quest'umanità che a lei, come sta comunque con pazienza, con dedizione, ci sta aiutando, no? Sì. A darci delle delucidazioni in merito, che non è da poco. No, perché diciamo il medico deve capire lo stato attuale dei genitori, lo stato attuale del bambino, poi come hai detto tu prima ci sono dei bambini che hanno un carattere completamente diverso, una psicologia diversa, e devo dire che anche i genitori sono spesso diversi, perché purtroppo ci sono alcuni che sono più, anche loro più pazienti, altri che invece sono in preda al nervosismo. Poi bisogna vedere anche i casi, nel senso è che ovvio. Comunque tipo una morte di un genitore in questo caso, allora la sensibilità di quel bambino e ancora di più, perché cioè, non è che per caso succede qualcosa come e fa, perché in automatico ci sono bambini e bambini ipersensibili, e poi bisogna capire quello che posso, cioè che vorrei consigliare ai genitori, è che purtroppo spesso leggendo giornali, leggendo internet, come dici tu, questi casi di male sanità, i genitori arrivano già, diciamo, prevenuti, arrivano un po' già diffidenti, da un po' di invece comunque vero. Noi siamo persone che operiamo con i bambini, che abbiamo una certa esperienza, che abbiamo una certa professionalità, ci dobbiamo tenere, perché viene da anni di studio e di specializzazioni, e poi soprattutto il nostro obiettivo principale è il paziente, noi vogliamo curare il paziente
e anche l'approccio delle tecniche non invasive è dato tutto a farlo soffrire di meno. Poi ci sono quelle associazioni che si vestono un sì, po' da pagliaccio. Ovviamente, così il reparto di pediatria di Cosenza, sia il reparto di chirurgia pediatrica, anche la neonatologia, hanno tutte delle associazioni di supporto che non solo svolgono l'accoglienza del bambino, l'accoglienza della madre, ma a noi ci supportano anche con degli alloggi per le persone che vengono da fuori, ad esempio. In questo caso, visto che ci sono dalla provincia di Reggio Calabria, devono affrontare un viaggio a Cosenza e non tutti hanno anche la disponibilità economica di poter prendere un albergo, di poter prendere un B&B. Noi abbiamo delle associazioni che hanno degli alloggi per i genitori dei bambini. Che fanno un grande sostegno. Sì. Hanno veramente, io, vabbè, perché ho toccato con mano, ma un'altra situazione non neonatale purtroppo, ahimè, ma oncologica. Nasce quindi dall'esperienza dell'oncologia, certo. Bravissimo, e quindi ci sono state le associazioni che io personalmente, sai quando si dice devo toccare con mano per capire un attimino la situazione, in effetti non sapevo neanche la pallida idea che esistessero queste, perché quando non tocca a te personalmente ti sembri di essere invincibile, poi invece materialmente quando ti è successo delle situazioni me ne sono accorta che queste associazioni veramente danno per chi alla fine giustamente gli costi anche indietro, comunque ci sono. Nella mia esperienza ho notato che anche il fatto comunque di avere un paziente che viene da fuori si sente spesato, no? Bravo. Ci sono alcuni genitori che non sono mai venuti a Cosenza. Sì, infatti. Oppure sono venuti poche volte per altri motivi, per shopping, e quindi si trovano in ospedale per la prima volta, di già avere una persona che ti accoglie, una persona, e poi molte volte negli appartamenti, se capitano anche in contemporaneità, si fanno forza tra di loro. Bravissima, è una cosa bellissima di sostegno. Infatti noi diciamo, soprattutto nelle patologie più importanti, cioè quelle che comportano un ricovero più lungo, perché diciamo la nostra fetta principale di chirurgia viene fatta in the hospital, quindi attraverso, come ho detto prima, il ricovero senza dormire in ospedale, ma noi abbiamo tante urgenze, appendiciti e tante varie chirurgie che comunque stanno con noi dai 7, 10, anche 15 giorni. Quindi in quel caso che la mamma sente qualcuno che ha avuto un'esperienza precedente, che la tranquillizza. Si tranquillizza, no? Perché poi, certo, ognuno è a sé poi, però è vero, è poi un po' un supporto, perché sembriamo tante forti, però poi fin dei conti poi quando toccano sì, con noi la cosa, figli, la cosa di principale è se quello che ho detto prima, se il bambino vede i genitori calmi e tranquilli, sì, è vero, lui percepisce una certa tranquillità, specchio, anche una certa sicurezza che i genitori danno dove il bambino è stato portato, e sarà più tranquillo. Se un bambino vede il genitore perennemente nervoso, perennemente ansioso, anche lui percepisce questo stato di stabilità, ovviamente, e poi si ripercuote anche sul nostro lavoro, perché anche lì dovremmo aprire un altro argomento. Fare degli esami di sangue o mettere una fleb a un bambino iperagitato non è la stessa cosa di mettere invece un bambino tranquillo che si fa, che poggia il braccio. Perché poi dipende anche, ripeto, la sensibilità, che comunque anche lì è catastrofica, comunque, nonostante, però forse ci si sente un po' l'ansia, no? Di rifare, dice mamma, cosa devo fare? Alla fine è vero, siamo noi la risposta che comunque dovremmo dare. Ovviamente dare l'assicurazione. I figli sono pezzi di cuore, però. Assolutamente. L'intervento si fa perché purtroppo hanno una patologia, quindi. Assolutamente. E non oso immaginare i bambini oncologici. Ancora sì, quello, lì. Quello è un aspetto ancora più drastico e più problematico. Però bisogna sempre, io dico sempre il perché ho scelto la chirurgia pediatrica, perché comunque l'intervento di chirurgia pediatrica è un intervento che migliora la qualità di vita del paziente e che permette anche di dare una maggiore lunghezza della vita con una qualità di vita maggiore, riducendo il discomfort. Quindi è un intervento che dà cura e dà vita, diciamo, no? Soprattutto le patologie congenite neonatali, uno interviene per dare vita al bambino. Dottore, io parlerei con lei ore e ore, però purtroppo è mi sa che il tempo è questo, e io la ringrazio davvero infinitamente perché ci ha dato e ci ha fatto soprattutto chiarezza, e spero di aver dato alla mia gente a casa un po' di supporto e nello stesso tempo un pochettino giustamente di chiarezza, come dicevo appunto prima. Sì, spero di aver dato degli input e di essere stata abbastanza chiara, poi casomai i genitori, qualsiasi problematica, io ho i canali social, appunto Facebook, Instagram, su cui possono fare domande, a cui rispondo tranquillamente. Perfetto, ottimo. Io, dottore, cosa dire? Io spero di rincontrarla di nuovo, insomma, quando vuole, la casa di Telemia, di cui adesso ne faccio parte, volentieri l'accolgo, quindi se vuole
eventualmente qualche altro appuntamento e parlare, perché no, perché comunque è una grande fonte lei, grazie, una grande fonte di ricchezza, grazie per l'ospitalità e di conoscenza. Grazie a lei, grazie anche a voi a casa, alla prossima dal 60 News e da Raffaella. Questo programma è presentato da La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 9 al 29 aprile tutte le programmazioni regionali trasmetteranno su nuove frequenze. Telemia trasmetterà con maggior copertura in tutto il territorio calabrese e si sposterà sul canale 76 del telecomando, come i nostri canali extra che troverai sui canali 99 e 199. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione, si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Per maggiori informazioni, visita il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it.